Ciao ragazzi, io sono Red, bentornati all'interno del mio incredibile studio. Oggi parliamo dei miei tattici. Sono sostanzialmente questi due, questo è il modello ovviamente nero ed è un Invader Gear, mentre questo è un colore ovviamente Ranger Green, è una base della Emerson, quindi un tattico non costosissimo, però è uno dei pochi che sono riuscito a trovare in Ranger Green in questo periodo e quindi ho deciso di utilizzarlo. Andremo ad analizzare precisamente dove, quando e come li utilizzo e che tasche ci sono sopra. Devo dire, prima però c'è la sigla, quindi prima però c'è la sigla. Ricominciamo dopo la pausa estiva che voi non avete visto, ma io ovviamente sì, con questo incredibile cappellino Glock Perfection. Potete ammirarlo in tutta la sua bellezza, è opportuno ogni tanto cambiare. A loro piace cambiare. Partiamo parlando del tattico Ranger Green. Come già detto, la base del tattico è una Emerson, per l'appunto, sicuramente non una delle compagnie più famose, neanche più rinomate, però devo dire che mi ci trovo abbastanza bene ed è abbastanza semplice. In futuro vorrei riuscire ad andare a sostituirlo con una base Templar Gear o Invader Gear, dipende adesso se tornerà effettivamente in commercio o no. Partendo dalla cosa più semplice, troviamo una tripla porta caricatori della Templar Gear. Ottimi questi porta caricatori, sono pseudo rigidi e allo stesso tempo rimangono belli compatti, non si vanno poi ad ammorbidire, hanno una protezione interna che li rende abbastanza stanchi e non si vanno quindi poi ad ammosciare. Mai più moscio. Mai più moscio. In questa parte laterale che mi fa veramente schifo, motivo per cui non consiglio più di tanto i tattici dell'Emerson, troviamo una porta radio sempre della Templar Gear, molto comoda e soprattutto molto fica. Prima però di passare al posteriore vi faccio vedere che cosa ho fatto qui davanti. Come potete vedere ho una cinghia a un punto che fa tutto questo giro qui, si blocca in questo moschettone, poi viene bloccata ulteriormente qui da questo attacco qui. Costano pochissimo, ve li consiglio se avete una cinghia a un punto sul davanti, perché vi permette di tenerla ferma in posizione e non di lasciarla ballonzolare in giro. Ovviamente una bellissima patch police simile a quelle che hanno in America, infatti il colore è questo nero con la scritta giallina, che riprende ovviamente poi quella gigantesca che ho qui dietro con scritto sceriffo. Bellissima, è stato un acquisto ultra topico, soprattutto perché va a coprire poi dopo l'attacco della cinghia un punto che va qui dietro. Visto che me lo chiedete spesso, ovviamente il tattico è disposto di attacchi QRB, quindi quick release, nei vari punti più importanti, e sinceramente è comodo, morbido, non è troppo pesante e ci si riesce a giocare abbastanza bene. Questo invece è una base Invader Gear, ovviamente il colore è nero ed è il tattico che utilizzo principalmente per giocare con fucili con i caricatori lunghi. Vedi il mio MP9, vedi il mio ARP9 della GNG. Quindi questo è il mio tattico da arma corta, è quello un pochino meglio equipaggiato. Qui davanti possiamo trovare una tripla porta caricatori della... chi cazzo se lo ricorda? Della Hatefield, quindi abbastanza economica, fa quello che deve fare, più avanti la sostituirò con una tasca più costosa. E una porta caricatori doppia per la pistola, sempre della Hatefield. Le tasche su questo tattico sono più economiche, mentre sull'altro, come avete visto, avevo una base più economica e ho deciso di metterci sopra delle tasche un pochino più arrabbiate. L'ho settato così perché sostanzialmente una porta caricatore tripla basta e avanza, sono ovviamente più strette e più piccole rispetto alle tasche da 5,56, quindi ho optato per metterci di fianco dei ulteriori caricatori per la pistola. Sul davanti poi dopo troviamo ovviamente sempre lo stesso sistema cinghia a punto con moschettone della FMA, ve li consiglio parecchio perché costano poco e sono abbastanza utili. Sono molto grossi e ingombranti sul davanti, quindi esteticamente non sono sicuramente il top. Stesso sistema per bloccare la cinghia a un punto in posizione. A questo giro sul tattico Invader Gear possiamo incastrare proprio la parte finale sotto il moschettone che tiene fermo il pannello frontale, questo viene abbastanza comodo. Qui sotto troviamo una tasca scrotale che devo assolutamente prendere anche per l'altro tattico, perché mi piace, è comoda, ci potete mettere quello che vi pare. Poi qui sul posteriore troviamo una tasca utility che mi permette appunto di metterci dentro un pochino quello che mi pare, e infine questo gancino qua. In questo gancino qua normalmente ho uno strap velcro elastico, in modo tale che quando mi butto il fucile sulla spalla io posso andare a bloccarlo utilizzando questa fare questo strap elastico. Se volete un video in cui vi spiego esattamente come bloccarvi il fucile dietro la schiena e non farlo muovere indipendentemente da quanto voi possiate correre in giro, scrivetemelo nei commenti che ve lo faccio vedere volentieri. Anche con questo abbiamo fatto.
Questi sostanzialmente erano i miei due tattici e come ho agghindato i miei due tattici. Se siete interessati a saperne di più, continuare a vedere un pochino quali sono i miei setup, magari con me completamente vestito, il resto fatemelo sapere nei commenti. Se siete interessati a sapere perché ho posizionato la tasca in una determinata maniera, perché non ve l'ho detto, scrivetemelo sempre nei commenti, che siamo pronti a rispondervi in ogni momento. Se siete interessati a comprare il cappellino o qualunque delle cose che ho citato nel video, trovate tutto linkato in descrizione. Io non ho molto altro da dirvi, se non che vi ricordo di venirci a seguire su Instagram e su Facebook, e qui in descrizione trovate il link del negozio che mi sponsorizza, ovvero il Monopoly Software Shop di Reggio Emilia. Qui da Red è effettivamente tutto, noi ci vediamo sabato con un nuovo incredibile video. Stay angry!